Io vorrei iniziare con una cosa personale. Vorrei dedicare questo mio lavoro e questa mostra a mia figlia e a mia moglie. Sono 6 mesi che tutti i pomeriggi mi sto dedicando per questa mostra, che era una cosa a cui tenevo molto, e loro l'hanno capito. Però vedere la sera quando tornavo a casa mia figlia mi correva incontro, gioiosa di vedermi, mi ha fatto capire che comunque ha sentito la mia mancanza. Quindi io, Edelice, dedico a te e a mamma questa mostra. Grazie, scusate. Come nasce questa mostra? Innanzitutto ringrazio Accelesco per essere qui con noi, preziosisce questa nostra giornata. Questa mostra, l'idea di questa mostra nasce da lontano. Io, come molti sapranno, negli anni 90 con i miei amici abbiamo iniziato a organizzare Vite a Porte Aperte. Anche quello fu un sogno che si pensava, si voleva organizzare Vite a Porte Aperte a vita, e ce l'abbiamo fatta. Poi nel 2005, in un'altra edizione, parlando con degli amici, con Corrado, che all'epoca era un consigliere comunale, ancora oggi, dicevo: ma sai che bello fare i tesori della Madonnella? Sono passati quasi 20 anni e ce l'abbiamo fatta. Grazie al sindaco Giuseppe Tito, a Bianca Maria, che si sono impegnati veramente nel momento in cui gli dissi: vogliamo fare la mostra dei tesori della Madonnella per il bicentenario, subito. Sì, hanno abbracciato queste idee. Naturalmente c'era il dubbio: dobbiamo vedere Don Francesco che cosa ci dice. Allora io, con tanta umiltà, sono venuto qui da Don Francesco, e Don Francesco ricorre il bicentenario del comune di Pisa. Ho quest'idea, che dite? Immediatamente mi ha aperto la porta di questa basilica. E mi ha ricordato che io all'epoca pensavo sarebbe bello fare un'edizione speciale di Vite a Porte Aperte, i tesori della Madonna dell'Alba, perché questa basilica è la casa di tutti i vetisi. E Don Francesco mi ha aperto la porta, e veramente io sono entrato come un amico, un figlio, a vedere le opere, che non è normale che ti amano, che quando uno è a casa di qualcuno ti fa vedere tutti i gioielli. Veramente un grande grazie. Quindi ha aperto la porta a me, oggi è come se l'aprisse a tutti i medesi, perché tutti i medesi, tutti i fedeli possono godere di quelle che sono opere d'arte, al di là dell'aspetto devozionale. Io lo guardo anche dal punto di vista storico, sono tutte opere d'arte che vanno dal 600 al 900. Quindi veramente sono opere bellissime. Quindi devo ringraziare di nuovo il sindaco e l'assessore, ma anche gli uffici del comune che sono impegnati, prima con Mario De Martino, poi con Caterina Moretto, Iose Astarita, perché veramente hanno fatto in modo che si realizzasse questo evento. Ho avuto due mancanze nell'organizzazione di questa mostra, di due persone che non ci sono più: mio padre e mio secondo padre, Mario Russo, il professore Mario Russo. Però, diciamo, fondamentalmente ci sono stati ugualmente, perché grazie a loro, ai loro documenti, alle loro notizie, alle loro immagini, io ho potuto iniziare a organizzare questa mostra. E quindi li ringrazio ugualmente, anche se non ci sono più con noi. Per poter fare una mostra c'è bisogno di qualcuno che ti dà una mano. Io devo ringraziare i miei amici, che ogni volta gli chiedo una mano, subito sono pronti a darmela. Tipo Anna Casa, che all'inizio ha progettato le bacheche dove vendono, mette la loro mano a fare i testi. A Pierpaolo Bisogni, a Dario Bisogni, che mi hanno dato una mano all'estile, alla mostra. A Giuseppe Ercolano, che ho chiamato impreziosire e vestire la statua della Madonna del Rosario, di cui dopo vi racconterò. Veramente un grande grazie. Devo ringraziare la Mormile Group, che ha dato una mano, cioè che ha realizzato l'allestimento, a GS Arredamenti, che ci ha realizzato la teca, Peter Cartone, che ha fatto la grafica, che veramente io ritengo molto elegante e bella.
all'Istituto San Paolo che con i suoi ragazzi sarà presente nelle sale, nei quattro ambienti che abbiamo dedicato alla mostra per accogliere i visitatori. Devo ringraziare l'Arcicompatente della Santissima Immacolata che ha messo a disposizione la sede per una parte della mostra. E anche ai miei confratelli dell'Arcicompatente Santissimo Cristo, che sono stati comunque vicini e saranno vicini per aiutare durante questo periodo della mostra. Io spero sempre di non dimenticare nessuno. Però adesso vi racconto un po', devo ringraziare il Museo Correale, con il presidente Catanamaro e il direttore Maroglio, che ci hanno fornito un supporto, se no non potevamo esporre determinati oggetti. Quindi un grazie anche a loro. La mostra è divisa in quattro ambienti. Si inizia dall'Arciconfraternita, dove io ho cercato sempre un percorso, iniziando con l'iconografia e la diffusione del culto della Madonna del Lavoro. Quindi vi troverete tutte le immagini che abbiamo recuperato della Madonna del Lavoro dall'inizio 800 ad oggi, le immagini che l'amministrazione ha realizzato per diffondere il culto. Un pezzo di manto che la Madonna del Lavoro fino all'800 aveva addosso con delle stelle, le rose, i vetri di rose che venivano distribuiti in determinati periodi. Vi troverete un po' di cose simpatiche che riguardano la diffusione del culto. Si passa poi alla sacrestia, dove ci sono proprio i tesori della Madonna, le cose che riguardano la Madonna durante le feste, le cose che aveva addosso, qualche saluto, le collane, le corone, diciamo forse è quello che tutti si aspettano. Quando uno dice tesoro pensa ai gioielli, quasi si sono dei gioielli, però ci sono tante altre cose che sono anche quelli dei tesori che vanno preservati, perché questa chiesa è un museo e come tale va trattato e c'è bisogno di sostegno anche per mantenere queste opere, perché sennò noi le perderemo definitivamente. Quindi la sacrestia è la seconda, diciamo, sala della mostra. La terza sala è la Cappella del Crocifisso, dove abbiamo esposto le cose che riguardano le capelline santissime, l'Eucaristia, quindi il Corpus Domini e le quarant'ore, quindi paramenti, oggetti, arredi, non vi anticipo nulla, perché voglio arrivare alla quarta zona, il cappellone di San Pietro, dove diciamo una delle cose veramente che ci ha emozionato insieme a Bianca Maria è il recupero di questa statua della Madonna del Rosario di metà 600. Io non mi spiegavo perché ci fosse questo grande culto che abbiamo riscontrato della Madonna del Rosario. Andando a fare qualche ricerca, mi sono imbattuto, ricollegando le date, nel fatto che nel 1571 c'è stata la battaglia di Lepanto, quindi l'impero ottomano contro la Lega Santa. Nella Lega Santa c'erano i villaggi sorrentini. La storia ci racconta che la sera prima della battaglia i nostri antenati pregavano la Madonna con il rosario. Il giorno dopo iniziano la battaglia. Vinta la battaglia, il Papa istituì la festa della Madonna della Vittoria. Il Papa successivo ha tramuto in Madonna del Rosario. Quindi, essendoci i villaggi sorrentini, vogliono dedicare qualcosa alla Madonna del Rosario. Noi, in una santa visita del 1581, 10 anni dopo, già troviamo l'altare della Madonna del Rosario a destra dell'altare maggiore. Quindi c'è il dubbio che la Madonna dell'Aro stesse accendendo sull'altare maggiore. Nel 1655 vogliono realizzare questa statua in legno, impreziosita poi nel 700 dall'armata che vedete. Altra cosa che ci ricollega a questo, andiamo a vedere anche con Don Francesco, dietro al tamburo abbiamo le formelle di legno. Se le guardiamo bene, sono i misteri del Rosario, sono la fine del 500, quindi fine 500, inizio 600, questo culto era fortissimo. Da qui poi all'altro quadro che trovate qua, il quadro che sta lì, è la statua della Madonna, che nel 1681, grazie a Mario Russo che ha recuperato il documento, c'è una nota dell'amministrazione dove chiede al vescovo di fare la processione con la statua.
Quindi tutta la cosa di storia, non è stata una rivoluzione grande, io non sono venuto qua, sapevo di questa statua, dei documenti che ci aveva parlato, ma dove sta questa statua? Riusciamo a recuperare? L'abbiamo recuperata. Grazie anche io, lo devo dire, perché almeno lo ringrazio, secondo me, alla fine della mostra, perché abbiamo ancora tanto da fare, ma veramente la mia riconoscenza a Francesco Manzisa, che sta in questa chiesa, che è una persona gentilissima e disponibilissima, che ho messo in croce per cercare di aggiungere. Voglio andare oltre. Quindi la mia speranza, forse un altro sogno, non so se si realizzerà, è che si possa in futuro realizzare un museo di queste opere. Don Francesco mi dirà, ma ci vogliono le risorse. Mi diceva spesso Mario Russo, che riprendeva una cosa che diceva la madre, mai mettere i limiti della provvidenza. L'abbiamo fatto con questa mostra, ce l'abbiamo fatta, chissà se in futuro riusciamo a realizzare anche il museo. Grazie mille. Volevo aggiungere una cosa che mi sono dimenticato, è una curiosità. Perché ho voluto fortemente l'amministrazione chiedesse all'MSC il finanziamento? Io ho fatto spiegare anche nella lettera che abbiamo mandato all'inizio. Perché quest'anno ricade, mi fa piacere che c'era anche Pietrantonio Cafiro, la Casina dei Capitani, ricade il terzo centenario del miracolo che salvò il comandante Giovanni Battista Romano di Mita. Fu uno dei miracoli che fu inviato al Vaticano per la concessione dell'incoronazione. E 100 anni fa, io ho trovato nei bollettini della parrocchia, il sacerdote Gaetano Lampo scriveva un centenario sconosciuto. Vi voglio leggere solo questo testo, poi non mi annoio più, è breve. Lavoratori del mare di vita, a cui rivolgo questa volta la mia parola. Io che accanto a voi combattetti una delle più forti battaglie per la difesa dei vostri diritti, in questo momento ritorno in mezzo a voi per rievocarvi una delle pagine più belle della storia del nostro santuario e per ricordarvi uno dei miracoli più grandiosi operati dalla nostra Madonna dell'Aquila, 2 secoli or sono, in favore del vostro collega, il capitano Giovan Battista Romano. Cosa è successo? Giovan Battista Romano stava nel suo monastero giù alla Marina di Mita, aspettando dei burattini che dovevano portare del vino che poi avrebbe dovuto imbarcare sul suo bastimento. Siano che questo ritardava, lui si mise a pregare, a dire il rosario. Arrivato alla terza parte del rosario, dice la nota inviata al Vaticano, alla fine firmata poi dal notaio, senti, l'impulso di dover venire alla messa che si deve in chiesa, e da lontano sentì la campanella che il parroco suonò per l'inizio della messa. Quindi lui uscì dal monastero, non appena uscito, crollò la montagna e lui si salvò. Quindi un evento eccezionale, uno dei miracoli della nostra Madonna del Lago. E il sacerdote Gerardo Lampa conclude il suo testo sul bollettino a nome del Lavado in questo modo: io rinuncio, voglio dire, a questa paternità di ricordare questo evento, fatelo vostro di Porte Marinai e domenica 31 dicembre venite con i vostri vestiti marinai, venite con i vostri bambini ai piedi del trono della Regina di Mita, venite voi, giovani, novelle speranze di un'Italia marinara più grande, più forte e più tenuta sul mare. Venite voi, vecchi, e testimoniate un passato di benedizioni della nostra Madonna, per voi e per quella che fu la gloria di vita, e la nostra grandiosa e superba Marina Bella. Non ci dimentichiamo la storia di questo santuario e la storia del nostro paese. Quindi qua è ben, secondo me, spiegato. Venite tutti e riconsacriamo ancora una volta solennemente nella nostra bianca basilica, dove tutto ci parla del mare, il superbo trinomio che fu la nostra grandezza, che è la nostra speranza, la Madonna del Lago, Meta ed il mare. Trinomio che ieri formò la nostra gloria, oggi è il nostro ideale per un domani più radioso, più affascinante, che noi il 31 dicembre auspicheremo nei piedi del trono della Madonna del Lauro all'Italia a vita. Penso che ancora più.